E sono tanti anche gli elementi della tradizione contadina che fanno parte di questa giornata, di questa importante tradizione. Ancora Contrada Sant'Onofrio, siamo con... Marcel. Diego. Placido. Matteo. E con lui abbiamo già parlato, ma ricordiamo anche il tuo nome. Giuseppe. Allora, come stanno andando i preparativi? Vediamo, portate anche un asino, altri animali di campagna. Sì, sì, sono questi animali che vengono trasportati, cioè prima delle endocce. Endocce e altri figuranti che vengono poi durante il proseguimento dell'andocciata. Come stanno andando i preparativi? Bene, bene. Ed in tanti ragazzi anche chiedevamo se voi siete pronti o meno, no, a condividere questa tradizione. Vuoi rinnovare anche tu un invito ad altri amici a partecipare? Vai. Invito gli altri miei amici a partecipare a questa manifestazione. Buon proseguimento. Grazie. Allora Sonia, come vive un agnonese questa intensa giornata? Allora, sicuramente anche vivendola tutti gli anni, però quest'anno particolarmente, siccome ci sono tante persone, è una doppia emozione. E quindi ci fa sempre piacere accogliere i turisti, è molto bello, è molto emozionante. Conosciamo anche un portatore, manca poco, l'attesa. L'attesa è molto bella, poi... Che dire, questo è uno spettacolo del fuoco, mi fa piacere portarlo ogni anno, diciamo. Portare una doccia molto grande? Da 6, quest'anno da 6. È faticoso, impegnativo portare una doccia lungo tutto il corso principale di Agnone? Sì, sì, abbastanza faticoso, dipende pure da quante se ne portano, più se ne portano e più pesa. Anche dal tempo, perché poi se nevica o piove diventerà anche comunque più scivoloso e più rischioso. Però penso, speriamo bene per il tempo e speriamo di emozionarci tutti quanti come ogni anno. E facciamo anche un approfondimento storico per quanto riguarda l'andocciata, lo facciamo con Clemente Zarlenga che ha fatto anche parte della Proloco di Agnone. Sì, sono stato fatto parte della Proloco di Agnone per 15 anni, poi ho sempre dato il mio volontariato. E l'unica cosa che mi fa piacere è che praticamente l'8 dicembre che andammo dal Papa nel 1996, e 97, 98 e 99 la facevamo sempre il giorno 24. E una mattina, prendendo un caffè con l'avvocato Marinelli, Giuseppe, che attualmente è ancora presidente della Proloco, dissi: Peppe, ma facciamo una sciocchezza, facciamo l'andocciata l'8 dicembre. Poi la facemmo nel 2000. Tanto è vero che facciamo così, la facciamo l'8 e il 24. E uscì un manifesto che era bellissimo. 2000 andocce per il 2000. Riportato anche qui. Sì, esatto, sì. E stasera siamo pronti anche per questa edizione. Pronti, ci facciamo un po' vecchietti, comunque bisogna andare avanti. Allora, buon proseguimento. L'andocciata, grazie. E sono tante le famiglie che seguono l'andocciata, noi siamo con... Roberto, da Luisio. Con i figli, si chiamano? Enea. Yari. E Tiziana. Allora, arrivate... Da Carunchio. Quindi provincia di Chieti, ricordiamo che in Abruzzo delle Morise è visibile sul canale 96, prima volta l'andocciata oppure è una conferma? È una conferma, veniamo da molti anni qui all'andocciata perché abbiamo anche parenti qui in Agnone, i nonni. Una grande emozione. Sì, sì, è sempre la tradizione. Allora continuiamo a seguire questo grande spettacolo del fuoco. Certamente, perché è uno spettacolo bellissimo che veniamo a vedere tutti gli anni e rimane nel cuore perché proprio scalda l'anima. In compagnia del signor Umberto, Costantino e Armando, ecco, che fanno parte della contrada di San Quirico. Esattamente, qua San Quirico. Quante docce avete portato oggi al centro del paese? Ma complessivamente credo che siano un migliaio, più o meno, i figuranti più o meno saranno anche un migliaio.
sono divise per le 5 contrade. 100 per ogni gruppo. 100 per ogni gruppo più o meno, 100 più ci sono le docce composte e complessivamente si arriva a 1000. Una tradizione che si rinnova ogni anno, che riscuote davvero tanto successo, che richiama turisti da ogni dove, addirittura da tutta Europa se non di più. Per voi che la vivete, che la fate, che la sentite, la celebrate, cosa vuol dire? Ma è una forte emozione innanzitutto. Buona parte di noi non vive qui ad Agnone e torna esclusivamente per questa cosa qui. E ci ritroviamo tutti quanti, siamo tutti, la sentiamo nel sangue questa cosa, una cosa che ci si tramanda da generazioni, insomma, quindi è impossibile mancarci. Qual è il significato dell'andocciata? Lo stare insieme, la fede, aspettare Natale, accogliere i tanti turisti che arrivano in paese, l'andocciata è tutto questo? Sì, tutto questo, sì. Lei quante indocce porterà? Io stasera accendo, metto fuoco. Come si portano le 100 indocce? È una a testa, 2, 3, 4, 10, 20, ce ne stanno pure 20, 22 è la più grande. Mentre invece il signor Armando, quante indocce porterà? 4 ne portiamo. Quanto pesano? Diciamo 80. Che una 80 di chili, 80 chili poi. Fare l'indocciatore? Che vuol dire? È una cosa che ci piace, è una tradizione che si manda da padre in figlio, quindi è una tradizione che ce l'abbiamo da anni. E che poi soprattutto si insegna ai più piccoli. Difatti arrivano i figli, diciamo, i nipoti, i pronipoti e si manderanno queste cose a... Sì, la portano, ci stanno i piccolini, la portano. Per le strade di Agnone, vicino alle indocce ovviamente, incontriamo un gruppo di indocciatori giovanissimi che provengono da diverse contrade. Questo a segno di come un evento dalla forte valenza sociale, culturale del posto unisce ancora di più, ancora una volta. Da dove vieni? San Quirico. Capamonde e Capaballe. Capamonde e Capaballe. San Quirico. Ecco. Ragazzi, siete giovanissimi, partecipare a questo appuntamento ormai diventato un evento europeo, se non di più, cosa vuol dire? È una grandissima tradizione, che siamo nati con questa tradizione e ci fa molto piacere ogni anno esserci e partecipare. Si inizia da piccolissimi portando un'andoccia. Un'andoccia spenta, poi piano piano si inizia a accenderla e poi diciamo piano piano si aggiungono andocce finché uno ce la fa, ma più che altro per tradizione si portano. Voi quante andocce porterete oggi? Io ne porto 4 oggi. Io una. 4. Bene. Emozione, divertimento, fede, cosa si respira nell'aria oggi? Tutte e tre queste cose. Siamo molto contenti che quest'anno c'è parecchia gente e speriamo che il tempo ci accompagni e non piova. Alex, della contrada Guastra, la manifestazione ancora non inizia, stai facendo un po' le prove generali. Esatto, abbiamo preso un po' dal deposito le indocce e le stiamo portando qui all'inizio del corso per poi sfilare, quindi vediamo un po' quanto pesano, un po' sulle spalle. E quanto pesa allora? Beh, questa qui pesa abbastanza, calcolate 10 kg ogni indoccia più o meno, quindi sono 6, 60 kg. Hai iniziato anche tu da piccolissimo come tanti? Sì, si inizia con la classica prima indoccia quando si ha 8-9 anni e si spera quindi di arrivare sempre di più. Adesso a 25 mi fermo a 6. Insomma, essere un indocciatore è un po' un orgoglio agnonese. Certo, assolutamente. Noi siamo tutti ragazzi che studiamo fuori, chi lavora, e cerchiamo sempre di tornare qui per le nostre tradizioni, quindi assolutamente sì.